Tutto pronto per l'evento di beneficenza Sport e Solidarietà, legame scindibile, in programma sabato 3 giugno alle ore 10.30 presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. L'evento è organizzato da Guglielmo Stendardo, attuale calciatore del Pescara, noto oltre che per la sua carriera sportiva, anche per il suo impegno sociale. Ma lo scopo principale è un evento di beneficenza, è un evento di solidarietà, dove noi andremo ad aiutare Suor Paola con i suoi bambini. Noi che siamo dei calciatori e quindi siamo dei fortunati, dei privilegiati, abbiamo il dovere di aiutare, di guardare il prossimo, in particolar modo chi è più debole, chi è emarginato dalla società. E in questo caso quindi è un evento che si svolgerà ad Agropoli, città in cui vivo, al Teatro Edoardo De Filippo, quindi avremo anche una cornice importante e sono certo che Agropoli anche questa volta si dimostrerà all'altezza della situazione. Sono sicuro che ci sarà una partecipazione importante, anzi me lo auguro, e invito tutti gli agropolesi affinché possano riempire il teatro e soprattutto affinché si possa aiutare Suor Paola e i suoi bambini. Vogliamo incuriosire anche i nostri telespettatori e dire chi saranno gli ospiti che domani mattina saranno presenti proprio per questa bellissima manifestazione, oltre ovviamente a Sergio Vessicchio, pilastro del giornalismo nella città di Agropoli, che presenzierà all'evento. Ma ovviamente Sergio è fondamentale perché in questa iniziativa è lui che sta portando avanti tutte le operazioni. Per quanto riguarda gli ospiti, innanzitutto avremo Pino Insegno, che condurrà l'evento, e la protagonista che è Suor Paola con i suoi bambini che sarà sul palco, e poi ovviamente ci saranno tanti ospiti che soprattutto nel mondo dello sport si sono distinti, ma non soltanto per i loro meriti sportivi, anche per la loro sensibilità, per la loro umanità, quindi mi riferisco a Eusebio Di Francesco, il mister del Sassuolo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ci sarà Cristian Manfredini, ex giocatore della Lazio ed ex mio compagno di squadra, Cristiano Del Grosso che ha vinto quest'anno il campionato con la SPAL, ci sarà Giuseppe Zeno, noto attore che ha fatto diversi film, e poi avremo anche il volto femminile di Rosa Perrotta, che è stata sul trono di Uomini e Donne, quindi anche lei sarà presente, ma ci sarà anche una stampa importante perché il direttore del Corriere dello Sport Xavier Iacobelli, ci sarà Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, e tanti altri ospiti che poi pian piano arriveranno ad Agropoli. Diamo soltanto l'orario e quindi così da poter insomma invitare i nostri telespettatori e farli venire ad assistere a questo bellissimo evento. Domani mattina alle 10.30 vi aspetto tutti al Teatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Grazie. Mi raccomando, non mancate, è un evento importante per la città di Agropoli e soprattutto per lo scopo.